Tutto da rifare per il Parco Nazionale di Portofino. Il TAR Liguria annulla il decreto del Ministero dell'Ambiente che definiva i confini provvisori. Esultano gli enti locali che adesso non chiedono davvero condivisione. L'accoglienza dei profughi passa anche per l'inserimento nelle scuole. Il 40% in Liguria è un minore. Costituita la cabina di regia tra istituzioni per il coordinamento. La guerra in Ucraina blocca la ripresa, anche nel Levante, segnala Confindustria, gli incrementi hanno superato il 500% tra costi di energia, di trasporto e materie prime, industrie in sofferenza. Montallegro ha accolto il primo pellegrinaggio delle confraternite della diocesi a 2 anni dall'inizio della pandemia. Siate testimoni di fede, carità e cultura, ha richiamato il vescovo. Al via la terza edizione del progetto Anziani Digitali, 15 gli over 70 che andranno a lezione di computer dagli studenti del Caboto. In campo anche il forum delle famiglie del Tiguglio. Partita la fase operativa dello studio per gli effetti sulla cecità notturna o emeralopia, l'impegno dell'associazione Retinite Pigmentosa Liguria al centro della puntata di Si può dare di più. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi, temi di politica amministrativa in apertura nel nostro telegiornale. Tutto da rifare infatti per il Parco Nazionale di Portofino. Il TAR della Liguria ha accolto il ricorso della regione e di diversi comuni del Levante contro i confini provvisori. Annullato quindi il decreto ministeriale sulla perimetrazione e la zonizzazione, una vittoria del territorio, commentano gli enti locali che adesso chiedono che parta davvero un percorso di costituzione condivisa. Sentiamo. Quando le cose nascono male, non funzionano bene. Ora si è resettato tutto, finalmente. Ora abbiamo la possibilità di continuare a lavorare per il nostro ambiente e la possibilità, se vogliamo, di creare una situazione nuova di un parco nazionale condiviso dal territorio. Come aver pescato una delle carte degli imprevisti del Monopoli. Torna alla partenza senza passare dal via. È il Tribunale Amministrativo della Liguria che ha accolto il ricorso della Regione e di alcuni comuni del Levante, tra cui Portofino, Recco, Avegno, Tribogna, Cicagna, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli e Chiavari, contro i nuovi confini, a far ripartire dall'inizio il cammino di costituzione del Parco Nazionale di Portofino. Il Tribunale ha ribadito quello che era stato detto da tutte le amministrazioni coinvolte in questo procedimento di parco nazionale. Nessuno era contrario, nessuno abbia mai fatto una questione se deve essere un parco nazionale, un parco regionale, l'abbiamo sempre detto. Era il modo in cui era stato imposto. Si torna di fatto all'agosto dello scorso anno, quando messo alle strette da un'altra sentenza, questa volta del TAR del Lazio, il Ministero della Transizione Ecologica aveva emanato il decreto 332 con il quale si stabiliva la perimetrazione provvisoria e la zonizzazione dell'area verde. Ora questo provvedimento viene meno, così come tutto il lavoro fatto in questi mesi dal Comitato Provvisorio di Gestione che decade. Ringrazio le persone tecniche, il Presidente Faccini, che hanno fatto queste riunioni, che hanno fatto tutto questo grande lavoro. Però veramente era una cosa imbarazzante per noi sindaci dover partecipare a queste riunioni, a parlare di cose esclusivamente tante volte tecniche che non abbiamo neanche la competenza. La palla adesso torna nel campo del Ministero e l'auspicio, anche da parte della Regione, è che si avvii davvero un confronto costruttivo con il territorio. Il Comune di Portofino, dal canto suo, non è contro il Parco Nazionale in sé, ma da subito ha contestato il metodo di istituzione e il rischio che questo diventasse solo un brand commerciale. Portofino è uno dei 3 comuni che, insieme a Santa Margherita Ligure e Camogli, nel 1935 ha dato vita al Parco Regionale ancora vigente. Da qui il territorio riparte, intanto presentando a breve un progetto che punta sull'ambiente e la valorizzazione della riserva. Più di un anno che lavoriamo a questo progetto, come Comune di Portofino, come Ente Parco e con le società molto importanti che hanno condiviso con noi questo percorso. Posso anticiparle, credo che questo non sia un problema, che è Cassa Depositi e Prestiti e SNAM. La guerra in Ucraina adesso. Andiamo subito sul sito di Vatican News che riporta di una telefonata avvenuta questa mattina, un nuovo colloquio telefonico tra Papa Francesco e il presidente dell'Ucraina Zelensky, intervenuto in videocollegamento con il Parlamento italiano, ha riferito proprio della conversazione con il pontefice. Da sua santità parole molto importanti: ho detto che il popolo è divenuto esercito quando ha visto il male. E il presidente dell'Ucraina è intervenuto anche in Parlamento.
commento e ha riportato anche una metafora: immaginate Genova distrutta come Mariupol, questo è il paragone fatto dal presidente Zelensky in videocollegamento con il Parlamento italiano. Questo fa venire i brividi a tutti noi, ma ci rende ancora più consapevoli che la battaglia dell'Ucraina è la battaglia di tutti. È il commento del presidente della regione Liguria Giovanni Toti. Genova, medaglia d'oro della resistenza, sa cosa vuol dire combattere per la libertà, prosegue: Genova è vicina a Mariupol, Kharkiv, Odessa ed è grata a chi resiste per la pace, la Liguria e l'Italia sono con l'Ucraina. E continuano ad arrivare i profughi sul nostro territorio. Un dato: il 40% dei minori ucraini arrivati ad oggi nei comuni italiani sono bambini tra i 6 e i 14 anni. Su questi si sta concentrando la macchina dell'accoglienza, che in Liguria ha visto la costituzione di una cabina di regia tra tutte le istituzioni. Uno degli aspetti affrontati è stato quello della scuola. Sentiamo. Sono 4.000 i posti messi a disposizione dalla rete scolastica ligure per i minori ucraini accolti sul territorio regionale. A questi, 2.000 solo a Genova, si aggiungono anche i 250 posti messi a disposizione dagli enti della formazione professionale. Questi numeri dell'accoglienza scolastica per chi, fuggendo dalla guerra, ha anche dovuto abbandonare la scuola. Ad oggi, ha spiegato l'assessore all'istruzione Ilaria Cavo nel corso della cabina di regia che si è costituita, risultano presi in carico dal sistema scolastico regionale poco più di 100 bambini. A fronte di una presenza di minori in Liguria, secondo quanto anche riferito dalla comunità ucraina, di circa 500 ragazzi. Alcuni di loro stanno provando a seguire l'attività didattica attraverso la DAD, ma in ogni caso si cercherà di monitorare la situazione per garantire anche a loro un adeguato affiancamento delle istituzioni scolastiche. Una delle difficoltà maggiori emerse dal tavolo di confronto è stata quella della necessità di strutturare in maniera organica l'opera di volontariato che alcuni rappresentanti della comunità ucraina stanno compiendo nelle scuole in qualità di traduttori, sottolineando quella che adesso è l'urgenza più immediata, ovvero quella di reperire veri e propri mediatori culturali. Trovare delle persone che siano in grado di fare traduzioni dall'ucraino all'italiano, il più possibile aderenti, perché mi rendo conto che tante persone che sono qui magari sono ucraine e parlano italiano, ma certi termini non sono facili da tradurre. La regione a questo proposito ha attivato una misura specifica per il riconoscimento dell'operato dei volontari affinché possa essere strutturato e coordinato dai patti di sussidiarietà attivati dal terzo settore. Un'altra misura sostenuta con fondi regionali è quella della formazione linguistica erogata tramite i centri provinciali istruzioni adulti, che attualmente hanno in carico 42 persone, ma la cui capienza può aumentare. Anche sul fronte della protezione civile si stanno definendo le procedure dell'accoglienza e della sistemazione. Punto di partenza fondamentale: la registrazione delle persone in arrivo. Certamente questa assistenza non è semplice, perché ci sono degli adempimenti burocratici, purtroppo indispensabili, ma che sono utilissimi per capire la situazione dei singoli ucraini che arrivano da noi, soprattutto per quanto riguarda i bambini. Questo pomeriggio si è riunita nuovamente la cabina di regia sull'emergenza profughi per individuare sul territorio genovese un hub multiservizio per l'accoglienza in un unico sportello territoriale. È stato individuato la sede della sala chiamata del porto in piazzale San Benigno a Genova. Una volta appurato che questo sistema attivato per un primo momento in via sperimentale funzionerà, il modello verrà replicato in tutte le ASD della Liguria. Intanto Anci Liguria ha attivato un indirizzo email: emergenza ucraina @anciliguria.eu per supportare gli amministratori locali liguri, a cui è possibile segnalare situazioni, difficoltà e richiedere informazioni riguardo l'accoglienza dei profughi ucraini. Le questioni sollevate serviranno a fare chiarezza, a sostenere le cause degli enti locali durante la riunione quotidiana della cabina di regia tecnica regionale. Sentiamo l'obiettivo di questo lavoro nelle parole del direttore di Anci Liguria. La raccomandazione che facciamo a tutti, quindi comuni, terzo settore, ambiti religiosi, è quello di cercare di convogliare verso questo sistema tutta la solidarietà, perché diversamente c'è il rischio che ci perdiamo dei pezzi, e perdersi dei pezzi può voler dire pericoli da un punto di vista sociosanitario, perché c'è un problema di vaccinazioni, c'è un problema di tamponi, c'è un problema di STP, che è quella stringa che serve per creare l'account al servizio sanitario. Nello stesso tempo dobbiamo in questo modo perfezionare la partecipazione scolastica, perché al momento, per esempio, dai dati che abbiamo,
c'è un dato che dice che un bambino arrivato su 10 è stato avviato verso il sistema scolastico, e questo non va bene, ovviamente. Per cui, insomma, lo sforzo è un po' questo, di organizzarsi. Inflazione verso il più 6%, impatto negativo sul PIL, sono le possibili conseguenze della guerra sul tessuto economico anche locale. Ne abbiamo parlato ieri sera in diretta TV, la puntata è disponibile su YouTube, ne vediamo una sintesi. La guerra in Ucraina blocca la ripresa. Secondo l'Istat ci costerà lo 0,7% del PIL. Anche sul nostro territorio, segnala Confindustria, nel giro di pochi mesi gli incrementi hanno superato il 500%. Energia, costi di trasporto e materie prime. Queste ultime, tra l'altro, cominciano pure a scarseggiare. Che è un problema sostanzialmente irrisolvibile nel breve periodo, perché noi dipendiamo totalmente dalle importazioni, per oltre il 90%, di cui il 45% viene dalla Russia, per cui sappiamo bene cosa andiamo a pagare. Per Barbara Banchero di CNA Liguria, migliaia di imprese italiane rischiano di chiudere per il caro bollette. Da contrastare in tutti i modi, quindi ovviamente accelerando sulla transizione, lavorando sulle fonti energetiche alternative, ma non solo, quindi diversificando il più possibile, ma è davvero l'allarme per le imprese in questo momento. Soffrono anche pesca e agricoltura locali. Coldiretti chiede interventi urgenti su vari aspetti. Rincari delle energie, ma non solo delle energie nel nostro settore, anche quello che possono essere i concimi, i mangimi, le materie plastiche per i vasi, per le piantine, per i terricci, chiaramente hanno avuto un rincaro fuori misura. Tutto questo comporta naturalmente degli effetti sul mercato del lavoro, un mercato che ancora non si era ripreso dalla crisi pandemica. Secondo gli ultimi dati Istat di gennaio 2020, 200.000 posti di lavoro mancavano ancora all'appello. Adesso il rischio è che un calo della produzione industriale, non solo di quella, uno shock nei consumi delle famiglie dovuto alla perdita di potere d'acquisto possa peggiorare ulteriormente il quadro del mercato del lavoro. La situazione pandemica si assiste ad un incremento dei nuovi contagi, infatti sono 2.262 i nuovi positivi al Covid oggi in Liguria, oltre 16.000 tamponi processati, 216 i nuovi casi nel Tiguglio, lo comunica Lisa nel bollettino quotidiano. Balzi in avanti nel numero degli ospedalizzati che crescono di 16 unità per un totale di 259, di cui 8 in terapia intensiva. In ASL 4 ci sono 3 ricoveri in più per un totale di 17, 7 se non sono a Sesto Levante, 10 a Lavagna e qui una persona è in terapia intensiva. 5 i decessi registrati oggi, notizia che abbiamo letto sul nostro sito teleradiopace.com. Ed c'è ancora un nuovo caso di peste suina invece accertato in Liguria, le carcasse di cinghiali risultate positive salgono così a 69, 39 quelle ritrovate in Piemonte, 30 in Liguria. L'ultimo ritrovamento è stato effettuato a Roncoscrivia, dove in precedenza erano stati riscontrati altri 4 casi. Regione Liguria stanza oltre 2 milioni e 200 mila euro per opere in difesa della costa, per la sicurezza, la pulizia e l'accessibilità al litorale. La cifra messa a disposizione copre integralmente le richieste presentate dai comuni rispetto allo scorso anno ed è stata aumentata di 700 mila euro. Nello specifico la provincia di Genova sono arriveranno 728 mila euro. Le domande ricevute e i chilometri di mare, di fronte mare, destinato alla balneazione sono stati le cifre per cui sono state erogate i finanziamenti. La cronaca, intervento dei vigili del fuoco ieri sera in autostrada A12 per l'incendio di un auto articolato che trasportava GPL. A dare l'allarme poco dopo le 19.30 l'autista del mezzo pesante che si è accorto del problema alla motrice subito dopo il casello di Lavagna sulla corsia a monte in direzione Genova. Sul posto gli uomini del distaccamento di Chiaveri, le fiamme sviluppatesi dal motore sono state tempestivamente spente, non interessando invece il rimorchio che trasportava il materiale altamente infiammato. L'autostrada è rimasta aperta ad una corsia fino a quando il mezzo è stato messo in sicurezza e rimosso poco prima della mezzanotte. Apriamo la pagina dedicata ai temi diocesani. Il pellegrinaggio delle confraternite a Montallegro ha avuto un duplice significato. È stato il primo raduno e insieme il primo pellegrinaggio al santuario mariano dopo 2 anni. Un segno di speranza in un momento complesso per tutti che richiama la necessità, ha detto il vescovo, di tornare alle radici della fede.
Non fosse stato per il calendario, sarebbe bastato il sole a testimoniare la nuova primavera alle porte, ai confratelli e alle consorelle che si sono radunati per il pellegrinaggio diocesano delle confraternite al santuario di Montallegro a Rapallo. Testimoni di fede, carità e cultura, ha ricordato il vescovo De Vasini nell'omelia, le confraternite indicano il mistero della passione del Signore come centrale per la fede cristiana. All'umile audacia di una testimonianza corale, pubblica, ma anche senza supponenza o mera volontà di apparire esteriormente, si accompagni sempre la scelta del bene nella quotidianità. Un richiamo alla conversione dunque, perché non basta vestire un abito per testimoniare la fede, ma occorre mostrarla nell'aiuto materiale, nelle pratiche semplici di carità che da sempre le confraternite portano avanti, insieme alla cura per un patrimonio artistico che altrimenti rischierebbe di perdersi. In un momento come questo, che è di grande confusione nella società, di perdita delle radici, di frammentazione delle identità, la vostra testimonianza in ambito culturale è veramente prezioso. È il primo pellegrinaggio che accolgo nel 2022 ed è un gesto coraggioso e bello quello di rivedere i confratelli e le consorelle della nostra diocesi insieme al vescovo radunarsi nella casa di Maria, che ha tutti i diritti e è la casa anche delle nostre confraternite. È un gesto coraggioso perché in 2 anni ci siamo disabituati a stare insieme e a compiere delle cose insieme. I confratelli e le consorelle oggi ci hanno confortato che questa cosa non soltanto è possibile, ma è anche doverosa per il nostro cuore, perché fa bene all'anima. Credo che di fronte alla pandemia che ci ha così separato dobbiamo osare. Le confraternite della diocesi vivranno ora insieme il cammino della Via Crucis venerdì 8 aprile a Santa Margherita Ligure e si ritroveranno poi il 20 maggio a Coscienti per il raduno diocesano. Oggi è stata davvero una giornata di cui ringraziare il Signore, perché appunto dopo 2 anni siamo tornati a incontrarci tutti insieme come confraternite e abbiamo avuto la gioia di poterlo fare qui al santuario di Montallegro, una giornata di sole stupenda e anche con la presenza del nostro vescovo che ha celebrato l'Eucaristia e che ci è stato davvero vicino con le parole, volendo incontrare tutti e conoscerci e appunto sapere quella che è l'attività che portiamo avanti. Quindi davvero una giornata di cui ringraziare. Sabato invece l'arcidiocesi di Genova e la diocesi di Acqui ricorderanno insieme la patrona delle confraternite, la Madonna di Misericordia, con una celebrazione solenne nel cuore della città di Genova. Alle 15.30 i crocifissi e l'arca della Vergine sfileranno, partendo da piazza Caricamento verso la cattedrale di San Lorenzo. Le confraternite affideranno a Maria il mondo devastato dalla guerra e pregheranno per la pace. Al termine della celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, e celebrata dal vescovo di Acqui, Monsignor Luigi Testore, le confraternite rinnoveranno i loro impegni a servizio dei fratelli e della Chiesa. Torniamo sul nostro sito, sono 2 nuovi progetti per la valorizzazione dei parchi storici cittadini sviluppati dal Servizio Ambiente del Comune di Sesto Levante presentati ai bandi di finanziamento del PNRR, quasi 1,9 milioni di euro per il parco circostante la chiesa di San Nicolò e l'area dei ruderi di Sant'Anna. Il primo progetto riguarda la valorizzazione del complesso del parco circostante l'area di San Nicolò per un investimento di 450 mila euro che si andranno ad aggiungere all'intervento di consolidamento del muro della piazzetta retrostante la chiesa. Il secondo progetto riguarda la valorizzazione dei ruderi della chiesa di Sant'Anna e della rete sentieristica circostante per un totale di 1.430.000 euro. Un progetto che si integra con l'intervento di oltre 250.000 euro grazie al quale negli scorsi anni è stato recuperato e migliorato il sentiero dei ponti. Voltiamo pagina, sono 15 gli over 70 che potranno approfondire la conoscenza del computer e degli strumenti digitali andando a lezione da insegnanti molto particolari. Ha preso il via infatti la terza edizione dell'iniziativa Anziani Digitali, che vede in campo gli studenti dell'Istituto Caboto di Chiavari e la collaborazione del Forum delle Famiglie del Tiguglio. Vediamo. I ragazzi che hanno partecipato nella sessione estiva si sono offerti in questa sessione, fra virgolette, invernale,
e stiamo procedendo alla preparazione dei nostri anziani digitali. Quanti studenti del Caboto sono coinvolti? Sono coinvolti una decina, al momento 5, perché va a seconda del numero dei corsisti. Adesso sta per finire un corso a fine marzo, poi ne comincerà uno ai primi di aprile e con altri 10 iscritti, per cui vedremo come andare avanti nel tempo. È possibile ancora iscriversi al corso e partecipare alle lezioni? Allora, sicuramente occorre rivolgersi al Forum Famiglie di Chiavari. L'Istituto Caboto mette a disposizione i suoi spazi e le sue attrezzature, però nello specifico gli anziani quali istanze portano agli studenti? Le nostre lezioni adesso si stanno svolgendo in presenza nei nostri laboratori di informatica. E gli anziani possono utilizzare i nostri computer, ma vediamo che spesso portano i loro dispositivi, i loro device da casa, portano il portatile, portano il tablet, a volte arrivano anche proprio col cellulare, perché sanno che possono rivolgersi appunto ai ragazzi per risolvere, diciamo, dei piccoli problemi che poi, quando una volta sono magari a casa e vedono che e cercano di mettere in pratica quello che hanno imparato, e magari ritrovano un problema sul loro computer, dicono: qui mi fa così, e vedo che c'è proprio questo scambio, perché i ragazzi sanno, non so, abbiamo visto che hanno tirato fuori dei talenti, proprio, come dire, no? Per sapere spiegare bene a questi loro nonni come, no? E quali si affezionano anche, e sanno anche aiutarli proprio nei loro problemi di tutti i giorni, ecco. La cronaca: due fratelli, due uomini con precedenti di polizia, sono stati denunciati in concorso dai carabinieri a Rapallo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e minacce a pubblico ufficiale. Nel corso di un controllo sono stati sorpresi mentre cedevano una dose di cocaina a un 55enne che sarà segnalato alla prefettura quale assuntore di stupefacenti. Con il termine retinite pigmentosa si fa riferimento ad un gruppo di patologie della retina che inducono ad una progressiva perdita della vista. I primi sintomi di insorgenza consistono in una minore capacità di vedere in ambienti in penombra, e quando si manifestano è importante sottoporsi subito ad una visita oculistica. A sensibilizzare sull'importanza di questo, in Liguria è attiva un'associazione che si occupa anche dei malati, ma anche di portare avanti progetti di ricerca. Se ne parlerà questa sera nella rubrica Si può dare di più, in onda alle 21 su Telepace 1 al canale 15. Ne vediamo un'anticipazione. Claudio, l'associazione è molto attiva. Sì, attiva, specialmente in questo periodo stiamo portando avanti uno studio che tende a quantificare il danno provocato da un sintomo che si chiama emeralopia. La difficoltà per le persone di vedere quando c'è scarsa luminosità. Anzi, io inviterei queste persone a telefonare all'associazione, perché possono partecipare allo studio. Cinzia, la tua esperienza da volontaria e non anche hai usufruito dell'associazione? Io sono socia volontaria di Arepi Liguria. Da quando avevo 13 anni mi sono accorta appunto di avere questi sintomi, fino ad oggi, che comunque riesco a condurre una vita più che dignitosa. E come ti sei accorta? Quali sono stati? Mi sono accorta di avere appunto queste problematiche passando da, diciamo, un ambiente luminoso ad un ambiente leggermente in penombra. Professore, l'associazione è in stretta sintonia e collaborazione con la Clinica Oculistica Università di Genova. Certo, noi siamo la parte operativa di questa ricerca, è molto importante. A me farebbe piacere ora semplicemente sottolineare il fatto che quando si parla di ricerca scientifica e progresso tecnologico, molte volte il grande pubblico non ha ben chiari quali sono i vantaggi poi per gli individui, ma è molto importante che veramente si capisca che da 1000 ricerche possono poi risultare magari solo 5 o 10 cambiamenti radicali nella qualità di vita di persone che hanno
che avrebbero altrimenti problemi quasi insormontabili. Quando è consigliabile una visita oculistica? Beh, tutte le volte che si ha qualche sintomo visivo, qualche difficoltà visiva, questo assolutamente, altrimenti come si fa per le automobili che anche quando l'auto va bene a un certo chilometraggio si fa il cosiddetto tagliando. E ancora in tema di solidarietà, una visita a sorpresa ha coronato la conclusione a Sestri Levante del Wine Festival, che è stato ospitato l'ex convento dell'Annunziata, protagonisti il vino, le degustazioni guidate, ma anche seminari di approfondimento legati all'enogastronomia. La sorpresa, dicevamo, è stata la visita di Gianmarco Ghiggeri, responsabile dell'unità operativa nefrologia e trapianto del rene dell'ospedale Gaslini di Genova. Sestri Levante Wine Festival infatti ha ospitato al suo interno il caffè benefico, un'iniziativa che ha destinato tutto il ricavato alla Fondazione Malattie Renali del Bambino. E anche quest'anno torna l'iniziativa per i più piccoli, L'Uovo nel Cuore, promossa dall'Associazione Culturale L'Agorà di Lavagna, per donare uova pasquali a chi si trova in difficoltà economiche. Per aderire è sufficiente consegnare le uova nei vari punti di raccolta entro il 9 aprile. A Lavagna, all'elettricista Canepa, all'autocarrozzeria Tiguglio, alla libreria Fieschi e alla farmacia dei Cavi. A Sestri Levante, nella segreteria della Basilica di Nazareth, contattare prima per gli orari di consegna. E torna il Festival della Parola nella sua veste completa a Chiavari. Dal 2 al 5 giugno la rassegna culturale proporrà incontri, spettacoli, mostre e concerti dopo 2 anni di stop a causa della pandemia. Gli organizzatori, ossia il Comune di Chiavari e le associazioni Le Muse Nove, hanno scelto come filo rosso che collega gli eventi la parola ostinazione, nel senso di perseveranza, forza, carisma, impegno e passione. Saranno ricordate le stragi di mafia con Giuseppe Ayala e Pietro Grasso e il coinvolgimento delle scuole. Nella nostra agenda invece gli appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 23 marzo. È aperto alle visite il Museo Diocesano di Arte Sacra. Le sale si possono visitare dalle 10 alle 12 in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Il Centro Famiglia Tiguglio organizza diversi incontri dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. Dalle 11 alle 12 in via della Cittadella a Chiavari, educazione musicale con Cecilia Pizzorno. Proseguono gli incontri inseriti nel calendario dei corsi di cultura di Chiavari. Nella sala Livellara di via del Pino, il professor Daniele Lazzarin terrà una lezione di cinema e letteratura sul tema Emma Dante, dal teatro al cinema, dalla fiaba al racconto, e si inizia alle 16. Per il corso di cultura genovese, alle 16.30, all'auditorium della Filarmonica di Chiavari, conferenza sul tema Il mio Prebugiun con Lella Canepa. L'osservatorio meteorologico Raffaelli di Casarza Ligure, in occasione della giornata mondiale della meteorologia, organizza un incontro online per spiegare il progetto Sentinella Meteo e del Clima, dalle 20 sulla piattaforma Zoom. Si conclude così questa edizione di Tiguglio Oggi. L'informazione torna domani mattina con il nostro TG Rassegna Stampa. Continua sul nostro sito, sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.